malattie interstiziali del polmone o pneumopatie polmonari infiltrative diffuse sono delle patologie che, sebbene in molti casi ancora definibili come rare, in realtà sono sempre più responsabili di pazienti che hanno una condizione cronica del polmone e purtroppo sono anche causa di una maggiore crescente mortalità per patologie respiratorie. Dal punto di vista classificativo se ne conoscono numerosissime entità, almeno più di 200, di cui alcune sono estremamente rare, altre invece stanno diventando via via più frequentemente diagnosticate, fra queste in particolare le polmoniti interstiziali idiopatiche. E tra le polmoniti interstiziali idiopatiche un ruolo sempre più significativo è quello della fibrosi polmonare idiopatica, e questo per diversi motivi: prima di tutto perché è non solo la più frequente, ma purtroppo è una patologia cronica a prognosi ancora infausta, e quindi che può essere considerata simile a una neoplasia. Quindi dal punto di vista diagnostico, quello che negli ultimi anni assume un ruolo fondamentale è proprio distinguere la diagnosi di fibrosi interstiziali idiopatica dalle altre patologie interstiziali idiopatiche o dalle altre interstiziopatie in generale. Questo per considerazioni appunto prognostiche, terapeutiche. La fibrosi polmonare idiopatica può essere a una causa ancora sconosciuta, può essere correlata al fumo, è sicuramente una patologia dell'età più avanzata e dal punto di vista diagnostico quello che è l'iter o l'algoritmo diagnostico attualmente considerato fondamentale è, a partire dall'esame clinico del paziente, la valutazione poi del PAT radiologico all'attacco ad alta risoluzione, e quando tutto questo non è sufficiente per una diagnosi certa, arrivare anche alla biopsia del polmone. Cronissimo aspetto diagnostico può averlo già il medico di medicina generale, dovrebbe averlo già il medico di medicina generale, perché nei pazienti che hanno una dispnea, ossia una mancanza di respiro, generalmente da sforzo, o una tosse secca, cronica, non altrimenti spiegabile, ma soprattutto che all'esame obiettivo, e questo è fondamentale, presentano delle fini crepitazioni basali, già sarebbe importante porre il sospetto diagnostico di malattia e quindi poi procedere a una radiografia del torace o a una valutazione specialistica pneumologica.